Stiamo per cominciare, anzi cominciamo. Lo invitavo chi è fuori a prendere posto. Allora, siamo qui questa sera ancora una volta, mi piace dire Luigina, perché ne parlavamo con Antonio e eravamo qui 3 anni fa proprio per presentare a Casa Comi la Silloge ancora una volta, quindi effettivamente è bello ritrovarsi nuovamente per la presentazione di un nuovo lavoro di raccolta dell'immenso e stupefacente corpus di scritti poetici del compianto Cosimo Russo, che io qualche volta chiamerò Mimmo perché per me è Mimmo, quindi scusatemi, che certamente è assente fisicamente, però aleggia intorno a noi in questo luogo insieme allo spirito di Girolamo Comi, che qui era legatissimo lo stesso Mimmo. E negli ultimi anni la poesia di Cosimo Russo, data alle stampe subito dopo la morte avvenuta prematuramente nel 2017, ha permesso di far conoscere il suo straordinario e raffinato universo poetico, incontrando i favori della critica. Troviamo infatti attestazione anche proprio in questo testo che presentiamo questa sera di recensioni, di commenti critici assolutamente favorevoli, e l'ammirazione anche del pubblico e dei lettori. E però, come dicevo, questo patrimonio è un patrimonio veramente importante, sconfinato, forse ancora in continua, no, lavorazione. Ed è sia di carattere lirico che di carattere filosofico, e è venuto alla luce, dobbiamo dirlo, anche se lo sappiamo, insomma, perché conosciamo il temperamento, insomma, della mamma di Mimmo Russo, Luigina Paradiso, e soprattutto grazie al suo lavoro, alla ricerca scrupolosa e devota di Luigina e anche di Antonio, che appunto questo patrimonio è potuto, può essere conosciuto dai lettori. E poi perché la pratica dello studio e della scrittura ha accompagnato tutta la vita, a partire dai primi anni della giovinezza di Cosimo Russo. E quindi questa sera presentiamo questo lavoro di ricerca, di studio, di selezione di componimenti, la gran parte inediti, alcuni editi di Mimmo Russo, riferimento ad un arco cronologico che va appunto dal 1994 al 2017. Si tratta del volume Su canzoni mai cantate, poesie scelte 1994-2017, edizione curata da Anna Lucia Cudazzo, e che contiene poi anche altri interventi, quello di Massimo Brai, della stessa Anna Lucia, di Michela Biasco, che poi insomma interverranno. Ed è stata questo volume è stato pubblicato da Musicaos, casa editrice diretta da Luciano Pagano, che è qui con noi e che sta svolgendo un lavoro editoriale veramente egregio di valorizzazione dei grandi poeti del Novecento salentino. Quindi io passerei subito la parola a Luciano riguardo a questo lavoro che è stato pubblicato e che presentiamo questa sera. Sì, intanto grazie a tutti voi, grazie Michela per le parole. Sì, in realtà è un viaggio, come tutti i viaggi non puoi mai sapere in anticipo come si svolgeranno, dove ti porteranno, no? Mi piaceva iniziare dicendo come ho conosciuto e come ho incontrato la poesia di Cosimo Russo, di Mimmo, che è stato quasi per caso, nel senso che c'era una rassegna che organizzavamo, con cui collaboravamo fino a qualche tempo fa, dove vidi proprio la presentazione di uno dei volumi di poesia di Cosimo Russo, c'era Antonio Russo che lo presentava,
E poi c'è stata l'occasione invece qui, proprio con una presentazione di un volume di, credo non di Girolamo Comi, ma quello che abbiamo fatto di Vittorio Pagano, dove poi ci siamo incontrati e conosciuti meglio con Luigina Paradiso. È importante, credo, e questa è la cosa secondo me, il primo pensiero, è importantissimo il legame di un autore col suo territorio, col territorio dove ha scritto, col territorio dove ha operato. Per molto tempo la critica, per molto tempo la poesia stessa, ma per molto tempo gli stessi autori hanno avuto una sorta di moto, di quasi di autodistanziamento da parte del territorio in cui operavano. È successo in passato ed è successo finché la critica non si è accorta in realtà che la scrittura è una scrittura del paesaggio, una scrittura dei luoghi, ma in realtà un'interpretazione dei luoghi, un'interpretazione del paesaggio fatto attraverso le proprie corde, fatto attraverso la propria anima. E quello che poi accade, diciamo, accade qui oggi, grazie e li ringrazio davvero la tenacia che hanno avuto e che hanno continuamente appunto i familiari di Cosimo Russo nel creare anche attorno all'autore comunità. Perché in realtà l'autore, la poesia, il poeta, scrive perché io credo si riflette nella propria comunità che come uno specchio di rimando si legge. E questa è una cosa importante che è avvenuta fino ad oggi già con i due pubblicati, avverrà sicuramente con questo terzo volume, e che il territorio, la realtà, la comunità avrà una voce in più e ha già scoperto di avere una voce in più in cui riconoscersi, e mi auguro anch'io questa cosa avverrà anche poi fuori, nel senso che abbia quanta più circolazione possibile poi il volume. Per quanto riguarda invece la poesia, perché poi è stato per me proprio nella lavorazione, entrerà più nel merito poi anche Anna Lucia Guidazzo, che ha svolto chiaramente il lavoro critico, il lavoro filologico sul testo, insieme a Michela Biasco, il suo intervento e quello di Massimo Brahi. C'è una cosa però che io notavo, e questa è la cosa che più mi piaceva, no? E qui entro poi nel personale. Io scrivo, mi è capitato anche di pubblicare qualche libro, sia di versi sia di prosa. A un certo punto ho capito che per raccontare la realtà che mi circondava, e questo è avvenuto da 5-6 anni, preferivo utilizzare la poesia. Però quanto più parlavo con Luigina, quanto più mi confrontavo con lei, no? Mi rendevo conto che in realtà io avevo iniziato a scrivere più o meno negli anni in cui Mimmo aveva cominciato a scrivere, che erano gli anni 90, che era quando appunto ragazzi di 20 anni iniziavano a leggere tanto i poeti del Novecento e quindi a leggere tanto come si chiama, il Mengaldo, che chi lo conosce lo chiama direttamente per nome, no? Come che va chiamato, a leggere la Beat Generation, a leggere Neruda, a leggere i poeti francesi, a lasciarsi attraversare, affascinare da queste letture e restituire poi il proprio universo, il proprio mondo, no? E quindi c'è questa cosa qua, perché poi è un altro particolare dei libri, è che tu ti accorgi di quello che comunque è stato fatto, è stato realizzato, sembra quasi una cosa lapalissiana, no? Ma ti accorgi del libro a cui hai lavorato, a cui si è messo mani,
quando hai il libro tra le mani. E quindi ti rendi conto, quando, soprattutto nel sottotitolo, che Poesie scelte 1994-2017, che tu hai a che fare con le poesie di un ragazzo di 22 anni che poi diventa un uomo che supera i 40 e quindi che ha tutto quell'impeto e ha tutta quella davvero quella capacità di poter sovvertire con la poesia, che davvero è l'unica cosa, secondo me, che è l'unica arma che noi abbiamo per resistere a tutti una serie di automatismi, automaticismi, a tutta una serie di cose che il mondo ci presenta e che sono cose che in un certo senso ci chiedono di essere in un certo modo, e invece la poesia ci aiuta a vivere, ci aiuta a resistere. E quindi io, leggendo il libro, ho letto appunto le poesie di questo autore ventenne, immaginandolo che si faceva appunto attraversare dai classici della poesia italiana e poi maturava e si lasciava invece attraversare dalle letture filosofiche. E quindi in un certo senso, e questo come avviene leggendo poi anche l'intervento e la nota biografica del testo di Michela Biasco, ho incontrato un uomo, ho incontrato un poeta, ho incontrato un uomo. E quindi questa è la seconda cosa forte che mi è accaduta con questo libro, ovvero sia quella di vedere tutto questo sviluppo che però ritornava sempre con insistenza alla vita in questi luoghi. Ho notato, purtroppo io non ci sono potuto essere alla prima presentazione bellissima che c'è stata il 26 agosto, ho visto le poesie che sono state lette, chiaramente avendo collaborato ho visto anche le poesie che saranno lette quest'oggi, ricorre l'ultima poesia, che è quella l'ultima del volume, che in un certo senso è quasi una sorta di viatico, quasi, ve ne accorgerete anche ascoltandola, quasi una sorta di saluto. Però a me quella che mi ha colpito tanto e mi colpisce tanto ogni volta quando lo leggo è molto anche la prima, perché nella prima poesia di questo volume c'è quasi un manifesto, c'è quasi una dichiarazione di intenti, c'è quasi una firma del poeta di dire: io racconterò, è come nei poemi che si comincia dicendo e canterò di questo, no? È quasi quello. Perché poi, qui poi ridò il microfono e la parola a Michela, perché ho detto questa cosa qua dei 20 anni, dei 22 anni, no? Perché nonostante nella maturità che c'è in questi versi, già da giovane e poi nel corso degli anni, quelli che ci sono, che sono stati selezionati e raccolti, io ho la consapevolezza che il meglio nella poesia viene prodotto anche quando si hanno i 20 anni, no? Perché c'è questa scintilla, e io credo ci sia questa scintilla che va colta e va coltivata. E Mimmo è stato fortunato adesso, perché c'è chi cura e chi ha curato e chi cura sapientemente il suo percorso poetico, ma è stato fortunato anche prima, perché è stato nei libri, ha vissuto nei libri, è cresciuto nei libri, e perché comunque sicuramente è cresciuto in una famiglia in cui non sembra... Lo dico sempre, può sembrare strano, ma a volte noi quando facciamo anche i banchetti dei libri nei vari festival, fiere o cose varie, no? E si avvicina la madre o il padre col bambino, con la bambina, vede il libro, lo vede che è bello, perché poi facciamo magari le copertine accattivanti, no? E dice: me lo prendi, no? No, ne hai già tanti a casa. E allora figuriamoci avere qualcuno che viene colto, diciamo, alla sprovvista, che sta appuntando o scrivendo dei versi su un quaderno, no? E anche crescere in una famiglia in cui non sembra strano appartarsi e scrivere dei versi su un quaderno,
Questa è anche una grande fortuna, quindi secondo me questo è un percorso che appunto continua, prosegue, e chiaramente io sono orgogliosissimo con Mimina di averne anche fatto parte mettendo un tassello, perché credo che sia una cosa che appunto avrà un lungo corso, quindi sono proprio orgoglioso. Vi ringrazio di nuovo. E io direi di ascoltare già alcuni di questi componimenti. Chiamo Elisa Maggio a leggere per noi. Nelle case. Nelle case infuse di bianco, nelle prime ore del giorno, come mammelle pendenti dal cielo, nelle zolle bagnate della notte, che galleggiano sulla terra avulsa nelle barche, che ritirano le reti colorate d'argento nelle notti contemplate, prima dell'alba, nel mare pigro, intento ai capelli grigi di mio nonno, nei bruchi, che dopo il primo risveglio non vogliono sapere d'essere farfalle e si racchiudono tra i limoni carichi d'oro negli anni che volano su ali di cigno e si librano nell'aria aperta tra gli olivi e le vigne e i fichi color di miele. Qui, rigoglioso, nasce il mio paese. Rammento, boschività perdute, miti grappoli di paradiso che cadono, aperti, lasciando evadere profumi di dolce miele. Sommo piacere, il tuo galeotto sorriso, la quintessenza dell'anima tua, arrendevole e nel contempo bellicosa, Diana cacciatrice. Non più vegetazioni sepolte, pigri tumulti di silenzio aspetteranno all'orizzonte. Non questi spuntati dove all'origine strappasti un lembo d'amore, perduto amore. A mia madre. Sai, stanotte mi sei apparsa in sogno. Eri così triste che dapprima non mi sei parsa nemmeno tu. Ora eri lì, in un giallo lunare, che faceva piacere alle stelle pazze che cavalcavano i boschi e degli alberi ne facevano risate strette. Ora eri lì, seduta su una sedia a contemplare i giorni trascorsi con la malinconia nel cuore. Ora eri lì, ansiosa e febbrile, con il volto carico di sudore e così sconvolta dal dolore del tuo figlio lontano. Mi hai fatto una dolce pena e mi sei apparsa più bella. E avrei voluto braccia enormi quanto la terra che ora abito per stringerti forte e forse ancor più per farti sentire pulsare il mio sangue impregnato di nostalgia. Strano, fratello, che tra milioni di persone tu abbia il mio sangue. Strano, fratello, che quando penso a te penso ad un amore puro, senza meschinità e falsità. Strano, fratello, che tu sia cresciuto e ti sei alimentato dallo stesso ventre dove sono cresciuto e alimentato anch'io.
Strano, fratello, che vedo te come una parte del mio corpo e come tale sento di non poterne fare a meno. Strano, fratello, se penso che un tempo non esistevamo e che un giorno non saremo. Strano, perché ti vedo come il vento che accarezza la superficie del mare formando le onde. Ti vedo come il sole che spoglia il mondo all'alba e conserva alla notte il suo calore. Strano, perché ti vedo come il grano di maggio e le olive di novembre. Strano, fratello, che quando ti vedo che ritorni dalla città dove studi, ti ritrovo come sempre affamato e intento nell'inseguire il tuo sogno. C'è un prezzo da pagare a morire da vecchi, non riconoscersi più allo specchio. Allora, grazie Elisa. La curatrice di quella che può essere considerata la prima edizione critica dei componimenti di Cosimo Russo e Anna Lucia Cudazzo. Prima di passarle la parola, volevo presentarla perché ha un notevole percorso nonostante la giovane età. Hai pubblicato vari saggi in riviste miscellanee. Nel 2018, quando ci siamo conosciute, hai pubblicato sempre per i tipi di Musikhaus l'edizione critica e commentata di un'altra grande poeta, Claudia Ruggeri. E attualmente collabori con l'Università del Salento e svolgi un dottorato di ricerca all'Università di Messina. Io direi veramente che hai svolto un lavoro pregevole, perché sia per chi conosce già l'opera di Mimmo Russo e sia per chi si accinge per la prima volta a intraprendere, come diceva Luciano, un vero e proprio viaggio. E devo dire la verità che il tuo saggio introduttivo veramente introduce e permette di conoscere profondamente il poeta. Hai fatto un lavoro critico importante e, come diceva Luciano, si può considerare questo libro, proprio per la scelta cronologica, no, dei testi, che tu poi spiegherai in che modo è stata fatta, è un vero e proprio, non un romanzo di formazione, ma no, un poema quasi di formazione, perché ci racconta la sua crescita intellettuale, i suoi turbamenti e anche le sue acquisizioni, no? Le sue riflessioni, i suoi sentimenti, il suo sensibilissimo mondo interiore. Quindi è veramente anche da questo punto di vista molto coinvolgente. Di solito i saggi di introduzione sono un po' tecnici, nel tuo caso è quasi un racconto, un romanzo che introduce perfettamente appunto al mondo di Cosimo Russo. Quindi ti passo la parola per parlarci di questo tuo lavoro. Buonasera a tutti, vi ringrazio anch'io per essere qui, ringrazio Michela per questa bellissima presentazione inaspettata e per i complimenti, sempre troppo buona nei miei confronti. Ringrazio ovviamente anche tutti i presenti, Luciano Pagano, il nostro editore, mi permetto di dire nostro, perché ovviamente, come diceva Michela, abbiamo iniziato un viaggio, io con Luciano ho iniziato questo viaggio veramente un po' di anni fa, appunto nel 2018, quando... Scusate. Ok, nel 2018, appunto, come ricordava appunto Michela, con la pubblicazione delle opere di Claudio Ruggeri, ringrazio anche Michela. Per me è stato veramente un piacere e un onore collaborare con lei, che ha studiato Cosimo Russo veramente da tanto tempo. Quindi quando io studiavo Claudio Ruggeri, lei studiava Cosimo Russo, ed è molto bello, ecco, vedere come diversi percorsi di studio, diverse passioni e diversi proprio profili anche di studio possono intrecciarsi fra loro, creando proprio delle connessioni molto forti che, come diceva
anche Luciano si rispecchiano poi inevitabilmente anche con quella che è la visione del nostro territorio, non solo proprio concreto ma anche poetico. Quindi stiamo diciamo, in qualche modo compiendo un vero e proprio viaggio, percorso che delinea davvero un profilo della grandezza della letteratura del nostro territorio e non solo, perché ovviamente il nostro territorio non è altro che un tassello che si inserisce bene in un puzzle molto più grande che la letteratura italiana e non solo. E sicuramente Cosimo Russo, non solo diciamo da questo momento in poi, perché ora abbiamo un volume che davvero ci permette di avere una visione completa della sua opera, anche se appunto, come abbiamo detto prima, ci sono ancora degli inediti, ma comunque adesso abbiamo davvero tirato fuori la voce poetica di questo poeta che appunto secondo me, ma non solo secondo me, è capace adesso di cogliere una grandezza, un'eredità molto grande che noi abbiamo avuto alle spalle e può portarlo avanti. Io ringrazio anche per questa presentazione proprio in questa sede, Casa Comi, perché sembra in qualche modo che sia possibile riallacciare quel filo, quel legame che proprio Cosimo Russo, questo giovane poeta di Gagliano, aveva volutamente creato, aveva instaurato questo legame molto forte col barone di Lugugnano, probabilmente per una comunanza di sentire, che egli poi aveva tradotto anche sapientemente in una comunanza anche poetica. Infatti sono presenti nel suo corpus poetico non solo dei richiami proprio testuali, alcuni li abbiamo anche ascoltati, ad esempio Rammento, Boschività perdute, inevitabilmente richiamava Comi, ma abbiamo anche dei richiami poi che saranno anche impliciti e che vedremo ovviamente nel corso del testo. Diciamo, abbiamo anche un'architettura di fondo molto comune, perché così come Vittorio Pagano scriveva di Comi che in realtà Comi non aveva mai prodotto più di un libro di poesie, ma sempre uno modificato nel corso del tempo, la stessa cosa potremmo sostanzialmente dire di Cosimo Russo, perché sono tantissimi temi che sono presenti all'interno della sua produzione poetica, ma sono dei temi che pressoché sono già belli compiuti all'interno della sua primissima produzione. Quindi noi vediamo già un'organicità di fondo presente anche nella scrittura giovanile di Russo. Ci sono questi temi che sono variati all'infinito sicuramente, con delle trasformazioni stilistiche evidenti che successivamente metteremo maggiormente anche in risalto, ma sicuramente possiamo notare dei fili rossi che collegano l'intera produzione Cosimo Russo, proprio nello stesso modo anche di Comi, ed è bello far scattare questa analogia. Così come io devo anche confessare una cosa, la primissima volta che lessi le poesie di Cosimo Russo, io ho letto per prima ancora una volta, perché ho conosciuto Luigina nella biblioteca di Tuglie e mi fece vedere questo volume. Io lo lessi e subito mi scattò in mente un collegamento proprio con due versi di Girolamo Comi. Girolamo Comi scrive: il mio sguardo ora ingordo ora smarrito, che nel finito adora l'infinito. Questi due versi sono perfettamente applicabili a Cosimo Russo, è proprio lo stesso modo di sentire, secondo me, cioè uno sguardo che è smarrito nella realtà esterna che ci circonda, ma anche nelle diverse realtà che ognuno di noi rappresenta, perché ognuno di noi è un mondo a parte che può in qualche modo trovare una fusione con gli altri. Ingordo, uno sguardo avido di vita, che desidera la vita. Lo stesso Cosimo Russo scrive che mangia ogni giorno l'esistenza e rischia quasi di morire per essere troppo ingordo, troppo desideroso di vita. E poi questo sguardo che nel finito, quindi nelle piccole cose del quotidiano, è capace di creare dei collegamenti con un'armonia cosmica superiore. E questa tensione panica e cosmica è proprio tipica anche di Girolamo Comi. In qualche modo, se pensiamo alla distinzione che faceva tra poeti la poetessa e la critica russa Marina Svetaeva, noi potremmo assimilare Cosimo Russo a un poeta cerchio. Infatti la Svetaeva faceva una distinzione fra poeti freccia e poeti cerchio. Russo rientra fra i poeti cerchio perché è un poeta immerso in se stesso, appunto, che ruota attorno sempre agli stessi temi. E Milo De Angelis, probabilmente lo conoscerà prima o poi, speriamo, lo inserirebbe, se leggesse i suoi temi, fra quelli che possono essere considerati i poeti del lago, cioè quei poeti dell'ossessione, che ritornano su questi temi e che non hanno intenzione di estendere le loro tematiche, ma tendono a creare una dimensione di verticalità. E questa tensione di assoluta verticalità è fortemente presente in Russo, perché abbiamo detto ogni suo verso cerca di collegare un microcosmo col macrocosmo, appunto con l'armonia generale.
Un altro collegamento a Comi, che adesso possiamo fare quasi subito, si trova anche all'interno della poesia che dà il titolo al volume, perché su Canzoni mai cantate, appunto, il titolo di un componimento che è contenuto nel volume, dopo lo leggeremo e potremo notare anche gli altri riferimenti proprio a Comi. E perché faccio questo riferimento al titolo? Perché è giusto accennare anche al tipo di lavoro che è stato condotto su questo volume. Allora, tanto per iniziare, appunto, parliamo del titolo. Il titolo è stato scelto ovviamente dalla famiglia, in accordo con l'editore e con la sottoscritta. Non è un titolo che Cosimo Russo ha potuto scegliere, ma ci sembrava il caso di indicare questo titolo sia per l'avverbio di tempo, il mai, che appunto ci collega in qualche modo alla tematica centrale all'interno della poetica di Cosimo Russo, che è appunto il tempo. Lo collega anche ai volumi precedentemente usciti, e poi magari dopo anche Antonio ci dirà le altre motivazioni di questo titolo, perché è una dei componimenti credo che Antonio anche preferisce all'interno di questa raccolta. Le poesie sono delle poesie che noi abbiamo analizzato e che sull'intero proprio corpus poetico di Cosimo Russo probabilmente, quindi abbiamo lavorato su tutti i manoscritti che Luigina ha conservato, abbiamo lavorato anche sui dattiloscritti, perché Cosimo Russo aveva anche lavorato proprio a macchina, aveva redatto dei testi che aveva fra l'altro consegnato anche a Gino Pisanò per una lettura critica, e tra l'altro Luigina ci raccontava con una grande approvazione da parte di Pisanò. Parliamo di un Cosimo Russo giovanissimo, di un Mimmo giovanissimo, quindi che si rivolge a Pisanò per avere approvazione o anche semplicemente per poter capire se era quella davvero la sua strada, e come adesso oggi possiamo dirlo che era veramente la sua strada. Lui anche lo afferma anche direttamente in un suo componimento, dice che la sua vera natura, sebbene lui facesse altro nella vita, in realtà era la poesia. E infatti proprio era come se ci fosse un richiamo quasi inevitabile alla poesia, lui non si poteva sottrarre a questo richiamo, e oggi lo possiamo davvero affermare, perché abbiamo questo volume che è testimonianza piena della bravura e della scrittura di Cosimo Russo. E ancora abbiamo lavorato anche sui testi editi, perché abbiamo una silloge che per poco tempo, che era quella che era stata proprio realizzata dal poeta, e anche se abbiamo confrontato anche quei testi ovviamente con gli originali, e abbiamo anche inserito alcuni testi già editi ancora una volta, sempre confrontandoli meticolosamente sugli originali, quindi c'è stato un lavoro anche di ricostruzione filologica del testo che ho potuto compiere grazie all'aiuto di Luciano e di Mimina, perché è stato un lavoro veramente molto molto faticoso per certi versi, perché veramente i testi di Cosimo Russo sono tantissimi, quindi non sono solamente questi che vediamo, ma noi ovviamente abbiamo fatto una selezione relativa anche al tipo di testo, quindi alla qualità, quei testi che potevano sembrare solamente delle bozze, quei testi che invece avevano una forma che magari poteva essere ricondotta più alla prosa e non poteva essere una poesia diretta, quindi abbiamo condotto questo tipo di lavoro, e che ci permette appunto di avere delle poesie che si estendono in un arco cronologico di oltre 20 anni, dal 94 al 2017, sperando appunto di aver tirato fuori davvero la voce poetica. Io che avevo letto i testi di Cosimo Russo prima in maniera parziale, posso sicuramente affermare che adesso grazie a questa raccolta abbiamo una visione molto più completa. Io stessa per esempio sono tornata sui miei passi riguardo ad alcune tematiche che magari mi sembravano più evidenti nelle precedenti raccolte. Adesso che ho davvero l'intera parabola poetica di Russo davanti, posso finalmente capire esattamente quali fossero i punti principali del suo pensiero, sebbene anch'io stessa ritengo che questo secondo me sia proprio un punto di partenza per continuare una serie di studi e di ricerche anche sul poeta, perché come accennava anche prima Michela, Cosimo Russo ha scritto tantissimo, ma ha scritto anche travasando la sua vita in poesia. Per me non ci può essere una vera scissione fra biografia e poesia nel caso di Russo, per molti autori ci può essere, ma per lui no, perché noi ci troviamo di fronte a un diario poetico, quasi un diario in versi di quello che era il suo sentire, di quelle che erano le sue proprio vicende personali che poi si trasferivano su carta, perché per lui la poesia non era uno strumento semplicemente catartico come molto spesso avviene, ma era proprio uno strumento attraverso il quale lui poteva costruire la sua identità. La poesia è lo specchio di quello che lui era in quel momento quando scriveva, ma era anche lo strumento attraverso cui filtrare il suo passato, le diverse immagini che lui aveva dato di sé. Tutti noi in fondo diamo un'immagine diversa quasi ogni giorno, se vogliamo, ma era anche lo strumento con cui interrogarsi sul futuro, con cui capire come sarebbe potuto essere appunto col trascorrere degli anni.
E per poter ordinare questi testi noi abbiamo deciso di applicare un criterio cronologico. Abbiamo discusso tanto riguardo proprio al criterio da adottare, perché potevamo scegliere anche un criterio ad esempio tematico, ma parlavo anche con Luigina l'altro giorno, scegliere questo criterio probabilmente non sarebbe stato l'ideale, perché un grande poeta non è vincolato solo a un tema, ma ovviamente in ogni testo fa confluire diverse visioni della realtà, diverse visioni del sentire. Quindi abbiamo cercato appunto di seguire proprio l'iter poetico, cercando di ordinarle dal punto di vista cronologico. Io stessa dichiaro nella nota al testo che questo criterio non è attendibile al 100%, siamo dovuti essere onesti, perché di fronte a questo materiale così enorme proprio quantitativamente non potevamo essere certi di ricondurre quel foglio a quell'anno specifico, però abbiamo cercato comunque di ricostruirlo anche sulla base delle testimonianze della famiglia, sulla base proprio del suo vissuto, perché abbiamo detto che il suo vissuto inevitabilmente veniva rispecchiato anche dalla sua poesia. Quindi abbiamo detto la poesia come strumento di costruzione identitaria, la poesia come strumento appunto per appropriarsi di se stessi, per guardare contemporaneamente al passato e al futuro, perché nella poesia di Cosimo Russo sempre si va avanti attraverso dei doppi temi, attraverso dei temi che si trovano in antitesi ma che poi vanno sempre a confluire dialetticamente in un'armonia poetica che viene realizzata anche attraverso una scrittura estremamente delicata. Infatti non troviamo mai una vena polemica oppure una vena aggressiva come può capitare molto spesso in alcuni poeti, invece no, troviamo proprio quel desiderio di accettare la vita così com'è e di cogliere sempre gli aspetti positivi nonostante tutto. E fra le diverse tematiche accennavamo prima alla tematica del tempo, anche dal tempo discendono diciamo delle antinomie forti, come ad esempio quella della finitudine umana, e accennavamo prima proprio lo sguardo che nel finito adora l'infinito, e appunto dall'altra parte l'eternità. In Cosimo Russo avviene una destoricizzazione del tempo umano a favore di un'eternità spaziale. È come se in Russo si cercasse in qualche modo sempre di anelare all'infinito, di cercare di raggiungere qualcosa che sembra essere impossibile per l'uomo, ma lui lo fa comunque senza tracotanza, senza iubris, no? Senza quella iubris greca. In realtà lui lo fa veramente con un forte desiderio di ricerca, con una curiositas che gli è assolutamente innata. Lui cerca sempre delle risposte, ma ancora prima che le risposte lui è interessato proprio alle domande. È un poeta della domanda, un poeta appunto che ha un atteggiamento filosofico che si vede anche nel corso della sua maturazione. Se, come diceva Luciano, abbiamo un poeta fresco soprattutto nei primi anni, no? Con quell'impeto tipico del ragazzo, successivamente vediamo un uomo che studia, che ricerca, che si pone delle domande e che cerca anche nella filosofia queste risposte. E poi da questo desiderio ovviamente di infinito deriva anche il desiderio di una conoscenza infinita, di cui lui si rende conto di non potersi appropriare istantaneamente, così come non è possibile appropriarsi istantaneamente neanche di una vita perenne o di una felicità totale. Ed è così che, leggendo i suoi testi in questo adesso corpus molto più vasto, io ho effettuato un'associazione che riporto anche nell'introduzione con un altro autore, con Albert Camus, con il Caligola di Albert Camus. Perché c'è un passo molto bello, molto toccante, io vi invito a leggerlo, è riportato appunto nell'introduzione, che non fa altro proprio che far scattare questa somiglianza con Russo. A un certo punto il Caligola dice che si sembra quasi pazzi quando si desidera qualcosa che è più di quello che può appartenere all'uomo in sé per sé, no? Quando si cerca appunto quella felicità totale, quando si cerca quella vita perenne, che all'uomo ovviamente sono preclusi questi diritti, allora cosa si può fare? Si può però sperare nella bellezza e nella grandiosità della luna, che è qualcosa che non è di questo mondo. E io vado a toccare questo tema in maniera molto approfondita nel corso dell'introduzione, ne ho parlato anche durante la scorsa presentazione, perché adesso che davvero abbiamo tutte le poesie di Russo possiamo notare quanto veramente la luna non fosse semplicemente un elemento posto ad abbellire la sua poesia, ma fosse proprio quasi come il motore stesso della poesia di Russo. Lui scrive, la paragona, questa immagine bellissima, questa metafora della luna vista come Penelope della notte, che fa sempre il suo lavoro. E qual è il suo lavoro principalmente? È quello di ispirare i poeti. Senza la luna non ci sarebbe neanche la poesia. E la luna altro non è che in Cosimo Russo anche una rappresentazione della metamorfosi,
cioè del tempo che passa, perché la metamorfosi altro non è che poi a sua volta il simbolo del tempo che passa, e quindi si ricollega tutto al macro tema del tempo, perché la Luna cosa fa? Ogni giorno noi la vediamo modificarsi, dal nostro pianeta il satellite non appare mai uguale, lo vediamo anche farsi a brandelli, ma in realtà poi si ricompatta sempre, la rivediamo di nuovo nella sua unità e nella sua grandezza e nella sua bellezza, e lo stesso avviene con noi uomini, noi cambiamo sempre. Infatti il tema della metamorfosi, che è un tema anche che troviamo in altri poeti, ma troviamo anche ad esempio molto spesso in Vittorio Bodini, altro nome grandissimo della nostra terra e della nostra poesia, un tema ricorrente in russo, perché è proprio attraverso la metamorfosi che noi misuriamo il tempo che passa. Appunto, noi come ci facciamo a rendere, come ci rendiamo conto del tempo che scorre? Anche se noi non avessimo gli orologi, potremmo renderci conto di questo attraverso lo specchio. Infatti l'abbiamo ascoltato prima grazie alla lettura di Elisa. C'è un prezzo, secondo Mimmo, da pagare a morire da vecchi, non riconoscersi più allo specchio, perché noi quando ci guardiamo allo specchio ci troviamo sempre diversi, e quei cambiamenti esteriori riflettono inevitabilmente anche i cambiamenti interiori in qualche modo, e quindi il tema della metamorfosi collegato al tempo risulta essere estremamente importante, in qualche modo ci ricollega e ci richiama anche a un altro grande autore a cui Cosimo Russo era profondamente legato, cioè Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti cosa scrive che la morte si sconta vivendo, e anche Giuseppe Ungaretti aveva creato una sorta proprio di diario poetico, proprio quindi si può vedere come Cosimo Russo, che chiama tra l'altro Ungaretti il padre che avrebbe sempre desiderato, avrebbe sempre voluto, ci sia questo collegamento anche non solo quindi con la nostra letteratura, ma proprio con una letteratura di respiro maggiore, e lui non ha mai il timore, ed è questo molto bello, un giovane poeta che non ha mai il timore di misurarsi con questi modelli, anzi vuole raccogliere il testimone, l'eredità di questi modelli per portarlo avanti, e questo è molto importante. E un altro legame che si instaura non solo con la tematica del tempo, ma anche con tutto il discorso che abbiamo fatto questa sera, è legato proprio all'amore verso il proprio territorio, un territorio che perché è legato al tema del tempo, e questo è molto particolare, perché lui scrive che sebbene il tempo passi per tutti, quindi sebbene il tempo si misuri proprio sulla pelle di ognuno di noi, c'è un unico posto, c'è un unico elemento che risulta essere resistente al tempo, e se c'è questo posto, quello è il Salento. Secondo lui il Salento, il Sud Italia, è il posto, dice proprio lui, dove il tempo non si consuma, un posto di immobilità che rievoca anche la concezione che aveva del Sud Alfonso Gatto, e quindi ancora una volta ci dimostra come davvero Russo è capace di raccogliere questo testimone di chi l'ha preceduto, dimostrando anche ovviamente la sua grandissima cultura, la sua grande attenzione verso i testi che erano stati precedentemente prodotti, e quindi lui diventa davvero come Vittorio Bodini che canta Lecce, diventa come Caproni, diventa come Attilio Bertolucci, diventa come Vittorio Sereni per le loro rispettive città, è cantore della nostra terra, che non descrive solamente in termini estetici ed esteriori, ma li descrive proprio dando una visione antropologica, culturale, riuscendo a scrutare come lui, solo lui sapeva fare, come solo i grandi poeti sanno fare, proprio nell'animo umano. Ovviamente a questo tema è legato anche il tema degli affetti familiari, sono tanti quelli che emergono all'interno dei suoi versi, li abbiamo già ascoltati, l'amore per la madre che non solo l'ha generato alla vita ma l'ha generato alla cultura e alla poesia, l'amore per il fratello, questa strana coincidenza di avere lo stesso sangue, l'amore per il padre che emerge perché il padre è simbolo di libertà estrema secondo Russo, e lui in qualche modo lo ricalca anche all'interno di questi versi, amore verso i nonni, amore verso la moglie, verso le figlie, che sono la creazione più bella secondo lui, più bella ancora della poesia, tant'è che lui stesso ammette in qualche modo di non legarsi chissà a quale canone della tradizione lirica italiana, perché per lui la cosa importante è che la poesia nasca dal sentimento puro, infatti diciamo che lui potrebbe essere collegato a quella tendenza di spontaneismo tipica della seconda metà del Novecento, ma davvero quello che a lui interessa è la capacità di travasare davvero i sentimenti e la vita in versi, è un poeta sicuramente dell'amore, è un poeta che riesce, e qui cito invece le parole di un altro grande critico, cioè Oreste Macri, in riferimento però a Stefano Coppola, con cui Cosimo Russo aveva creato una vera e propria fratellanza letteraria, perché c'è molta somiglianza fra i due autori. Macri scrive a proposito di Coppola che esiste un nesso cuore-mondo in Coppola, e la stessa cosa noi possiamo dire anche di Cosimo Russo, c'è questo nesso che appunto collega sempre l'interiorità con il mondo esterno, e sono tante
state le lezioni che emergono dai temi che Cosimo Russo ci ha consegnato. E io l'ho detto l'altra volta e lo dico anche adesso, perché questo secondo me risulta essere estremamente importante. Russo ci lascia soprattutto un insegnamento straordinario, che è quello di accogliere sempre il cambiamento, di non aver mai paura di cambiare. Infatti io, diciamo, come esergo dell'introduzione, ho scelto un piccolo passo di Eraclito, in cui, adesso ve lo leggo brevemente, tanto è molto breve, se lo trovo, eccolo qui. Scusate. Che ci mette proprio in evidenza questo valore del cambiamento. Eraclito scrive: chi non è capace di seguire l'imprevisto non vedrà mai nulla, perché il cammino consueto è un vicolo cieco. E secondo me questo frammento è perfettamente applicabile alla poesia di Russo, perché Russo appunto ci insegna a non avere paura di guardarci allo specchio e di trovarci diversi, perché anzi è proprio nel cambiamento, è proprio nell'imprevisto, è proprio nel vitalismo, nel non essere mai fermi, sebbene ci può essere la tragedia dietro l'angolo. Lui stesso scrive che la tragedia insegue chi non è mai fermo. Nonostante questo è bello vivere, è bello cambiare, è bello andare incontro al tempo che passa, perché è solo così che si può consegnare qualcosa che andrà anche oltre la morte. E lui con i suoi versi l'ha fatto. Grazie. E forse una delle cose più forti, no, che emerge dalla tua analisi critica, ma l'hai anche detto ora, è appunto il vitalismo, no, che sgombra il campo da qualsiasi dubbio sull'ipotetico pessimismo di Mimmo Russo, perché invece la sua poesia, soprattutto letta in questo flusso vitale, diciamo, e autobiografico, è invece un continuo inno alla vita. Tu stessa dici, no, che proprio il vivere, anzi no, lo dice Mimmo stesso in una dei suoi scritti poetici, che proprio il vivere è quello per cui vale la pena appunto continuare ad avere speranza, a essere sulla terra, nonostante lui sia continuamente dibattuto, il suo animo sia continuamente turbato, no, dai suoi pensieri, dalle sue così, dai suoi da queste contraddizioni che lui nota nel vivere, queste tensioni tra finito e infinito, lo scorrere del tempo, il rapporto con un luogo, il sud, che lui descrive in maniera molto icastica in realtà, ma che sente invece come un luogo assolutamente vivo, no? Come il cuore vivo della sua anima. Quindi mi fa piacere che emerga soprattutto questo aspetto di Mimmo. Io direi di chiamare nuovamente Elisa per ascoltare i versi di Mimmo Russo. Diglielo alla luna rossa quando non vorrei più respirare. Vallo a gridare al verde pino. Volgi la testa al cielo. Vallo a gridare al cielo. Guarda la razionale metamorfosi. Nulla placa, nulla grazia. Non siamo che polvere. Grida ancora per terrore o perché è inconsapevole un uomo feroce di rabbia. Ricordalo al bambino che ancora non è invaso dal seme del dubbio. Vallo a dire a lui affinché possa conservarla per altri 50 anni. Il tempo è finito. L'estate muore con il tuo vestito, i tuoi occhi e i tuoi capelli. La luna naufraga in questo mondo di fretta. Il mio silenzio è interminabile nei secondi in cui ti allontani. Non oltre l'ampio orizzonte illumina la mente di un poeta. Il cuore dal nord discende con la pioggia. Non vale altro che un ricordo l'aria di primavera, sangue sprecato in un assurdo contrappasso. Per grazia di una mistura benevola,
mi anelo di una fragranza di versi, come sazio di un miele grezzo dove alle volte riconosco me stesso, accorpamento di pelle e d'acqua. L'aria qui non ha più segreti, anche la notte ha l'innocenza da bambino. La polvere, prima dell'ombra, riscuote vittoriosa qualcosa che assomiglia a luce. Non voglio accordarmi con tutti gli esseri che preferiscono ignorare. Non pretendo di essere compreso. Incanto di Leuca. Provo a respirare, come se stessi per morire. Il sangue pulsa forte. Provo a modulare la voce. Mi esce un pensiero da solo. Ma l'incanto che avrei voluto dire rimane inespresso. È qui che finisce il viaggio, dove per un attimo ti senti a casa tua e quell'attimo dura un'eternità. Su canzoni mai cantate muore la mia lingua, in note perdute su verdi alberi si nasconde il mio segreto. Su gabbiani del Mediterraneo si muove leggero l'alito delle onde. I rosai si sono bevuti i silenzi della notte. Su distese lattiginose divampa un'ansia mentale. Come granuli gialla dorme nel petto il mondo. La poesia di Mimmo Russo ha lasciato una traccia in chiunque lo abbia incontrato i suoi versi, no? Prova ne è qui Michela Biasco, giovanissima studentessa laureata in storia della letteratura italiana contemporanea e con una tesi proprio su Cosimo Russo. Vorrei chiederti come hai incontrato questo poeta. E qui, da qui poi l'idea, no, del tuo lavoro di ricerca per la tesi. Poi tu intervieni appunto nel testo anche con un saggio, con un tuo saggio, quindi vorrei capire anche il tuo rapporto appunto con la poesia di Mimmo. Ti ringrazio, buonasera a tutti, vorrei ringraziare voi qui presenti e anche per l'ospitalità in questo luogo che con costanza nel corso degli anni ha più volte saputo accogliere la poesia di Russo. Ne approfitto oltre per ringraziare chi mi ha permesso di poter prendere parte a questo lavoro, quindi l'editore con la sua collaboratrice, la curatrice del volume, la famiglia del poeta. In realtà sì, il mio percorso in questo caso, ecco, magari mi sbilancio un po', il mio percorso al fianco di Mimmo è cominciato circa 5 anni fa, quando io avevo 20 anni e quasi per caso mi trovai in una presentazione che si teneva all'Università del Salento, dove il mio professore, il professor Augeri, che mi ha seguito anche nella prima tesi triennale, presentava questo poeta insieme ad altri professori della mia università. Diciamo che inizialmente l'impatto è stato molto forte, perché a colpirmi fu proprio il fatto che era un poeta, come è stato detto, cantore dei nostri luoghi. Quindi io ascoltavo delle poesie ispirate al Faro di Leuca, al Lungomare, e rimasi colpita in un primo momento da questo, per questa comunanza. Però successivamente, procedendo, ecco, poi con la lettura, con lo studio, ho incontrato quello, come è stato detto, ho incontrato un uomo. Quindi l'intero percorso poetico e umano di un uomo, e questo appunto mi ha appassionata. E portandomi poi a presentare una seconda tesi in letteratura italiana, sempre sulla poesia e sulla figura anche in quanto uomo e poeta di Cosimo Russo. Ecco, in realtà
con questa nuova pubblicazione, come è stato anche detto, noi abbiamo un quadro più organico della produzione di Russo, riusciamo finalmente a percorrere questo percorso e ad avere anche delle riconferme di alcune intuizioni che già in precedenza c'erano state. E difatti qui si riconferma il poeta con la sua autenticità, con la sua statura. Però appunto ritornano, vediamo degli elementi che sono basilari della sua produzione, che anche qui ecco si manifestano. E primo fra tutti probabilmente la sua coerenza. La coerenza della sua produzione che qui raccolta nell'arco di più di un ventennio, puntualmente, con una certa circolarità, ripropone temi, immagini, suggestioni. E difatti di questi ne ha discusso la collega Anna Lucia, vari sono i temi che insistentemente ritornano nella sua produzione, il rapporto con il tempo, che non è solo il tempo cronologico, quindi il tempo permesso all'uomo, il passato, il presente e il futuro, ma è anche un rapporto con una dimensione assoluta, il rapporto con il tempo infinito, il rapporto con la realtà, una realtà fatta di luoghi, dell'immenso e anche dell'intimo, e poi ancora il rapporto con la fede, con la filosofia, con la ragione, con l'ignoto. Chiunque si approccerà ecco, a questa nuova raccolta avrà modo anche di toccare con mano il modo, l'aspettativa ecco, con la quale il poeta si approcciava a questi temi. E un altro carattere che viene fuori in questa pubblicazione è l'aspetto fortemente autobiografico della sua poesia. Russo intreccia ecco, in una fitta trama vita, memoria, poesia. E effettivamente si è anche parlato di una sorta di poesia diario, non solo in quanto una poesia come attività che il poeta porta avanti in modo costante e quotidiano lungo tutto l'arco della sua vita, ma proprio perché all'interno della sua produzione è possibile ricostruire, rintracciare un intero percorso biografico ed umano, un'intera evoluzione spirituale, culturale, proprio del poeta stesso. E difatti probabilmente dagli scritti che Russo ci ha lasciato questo percorso prende il via proprio da questa propensione per la ricerca. Russo è stata definita prima una poesia delle domande, si pone molte domande e non ha paura di confrontarsi con quelle esistenziali, quelle più che celano un certo mistero, no? Che sono inaccessibili all'uomo. Russo si confronta con esse, avverte diciamo i limiti della condizione umana, avverte tutte quelle che sono le contraddizioni che ci circondano nel reale, e allora avvia questa indagine sulla vita, sulla realtà, sull'oltre, sull'ignoto, e lo fa in un percorso che di volta in volta diciamo intraprende diverse strade. Russo ricerca una strada che possa rasserenarlo, accoglierlo, ma alcune delle strade percorse non si riveleranno poi delle vie maestre. Basti pensare al tentativo di percorrere la strada della fede. Russo vuole sentirsi parte, lo scrive, di quel gregge rassicurante, però si rende anche conto che il suo è un urlo solitario, la sua è una preghiera pagana. Quel Dio che negli scritti più giovani è un Dio che si nasconde, negli scritti degli ultimi anni, quindi dove c'è anche una maturità di pensiero diversa, è un Dio del tutto assente. La sua preghiera si traduce in una preghiera pagana. E allora però si rivolge anche ad un'altra direzione, tenta di percorrere la strada della verità filosofica e con una bellissima immagine si ritrae in un componimento come un bambino che con le scarpette che aumentano di numero percorre questa strada, che è una strada che ovviamente lo appassiona e ne è testimonianza a tutti i volumi, ne sono testimonianza a tutti i volumi filosofici che si possono ritrovare nella sua libreria, però è una strada che lui afferma lo porta dinanzi al muro della rozza realtà, quindi è come se a un certo punto neanche la verità filosofica riuscisse a far valicare, a far superare quel muro della rozza realtà. E allora tenterà anche attraverso l'immaginazione, attraverso la memoria, di trovare il rifugio da questo scorrere del tempo, da questa condizione tutta umana che è una condizione un po' racchiusa in dei limiti temporali, no? E allora a volte tenta di rifugiarsi anche nella memoria, infatti all'interno dei suoi componimenti ritorna molto spesso il tema dell'infanzia, dell'adolescenza.
visti come dei periodi incantati, quasi in cui era possibile un'adesione panica proprio al ritmo cosmico. Però Russo è consapevole che queste sono delle soluzioni evanescenti, delle soluzioni temporanee. E infatti in alcuni componimenti descrive la memoria un po' come uno specchio deformante. E questo richiama molto anche la visione, se vogliamo, di Montale, un altro grande maestro di Russo, e in quanto Montale vedeva la memoria come con l'immagine di un secchio ricolmo d'acqua che saliva da un pozzo, e l'immagine all'interno del secchio, dapprima tremolante, poi evanescente, rappresentava proprio la memoria, che il passato che si fa vecchio, la memoria che deforma. E Russo anche parla di questo specchio deformante del passato come qualcosa che ti intrappola in dei vicoli e che trasforma in grazia ciò che in realtà non era. Però ecco, nonostante tutte queste consapevolezze, sono presenti poi all'interno della poesia di Russo delle immagini che un po' riflettono questo sentimento quasi alle volte un po' di inaridimento interiore, cioè comunque Russo sconta sulla sua pelle l'incapacità alle volte di non trovare una soluzione a questo enigma che avvolge il reale. E in alcuni componimenti questo si traduce poi in immagini brulle, disseccate, nel motivo dell'aridità, in un sole che dilania e consuma, che ammacca gli occhi, che indurisce i manifesti. Però ecco, questo non è da considerarsi l'epilogo finale della poesia di Russo, in quanto nonostante Russo avverta tutte quelle che sono le contraddizioni, i limiti del reale, nella sua poesia, ma così come nel suo animo, ci sono quei momenti in cui sembra possibile varicare il muro della rozza realtà, sembra possibile accedere a quell'anelito di infinito che con tanta ostinazione ricercava. E proprio in quei momenti, che sono dettati da una forza che coerentemente avvolge tutta la sua produzione, che è la forza dell'amore, l'amore per la vita, per i cari, per i luoghi, e in quei momenti realmente il poeta riesce, diciamo, ad eternarsi, riesce a raggiungere quell'infinito che almeno materialmente è precluso all'uomo. E difatti proprio questi momenti molto spesso sono ispirati poi dagli elementi naturali, da questa corrispondenza che Russo riesce ad instaurare con i luoghi e con gli elementi della natura, corrispondenza che appunto tanto ci dice sulla sensibilità e sulla lente con la quale il poeta si rapportava al reale. E ovviamente in questi luoghi, se parliamo di riconoscimento, di contatto, di questo sentimento cosmico con la natura, con il reale, non possiamo non far riferimento, come è già stato fatto, comunque anche alla poesia di Girolamo Comi, che comunque è stato anche un modello per Cosimo Russo. Difatti Russo negli anni della formazione si recava proprio in questo palazzo per studiare, per leggere tanto di poesia, filosofia, proprio nella biblioteca che si trova qui. E in realtà proprio in questo luogo alcuni anni fa la testimonianza di Carmelo Indino, che al tempo era il bibliotecario, il responsabile della biblioteca, questa testimonianza su Cosimo Russo mi diede, diciamo, una chiave per comprendere, per entrare ancora meglio in alcuni punti della poesia, della produzione di Russo, leggendo, diciamo, raccontando di quando il poeta, leggendo alcuni versi di Comi, rimase quasi folgorato. E diciamo, la cosa particolare sta nel fatto che questi versi che tanto colpirono Russo sono dei versi che ispirati dall'agrumeto presente nel palazzo, però ispirati in realtà alle violette che nascevano ai piedi degli alberi, a quei fiori che nascono negli angoli del mondo. E questo, diciamo, tanto ha saputo dire, ovviamente non solo sulla sensibilità di Comi, che era l'autore di questi versi, ma anche sulla predisposizione, sulla sensibilità di Russo, che rimase folgorato proprio da queste tematiche. E difatti poi all'interno della sua produzione molti temi ritornano. È stata ricordata appunto questa concezione del reale come un'architettura, come una certa armonia, come una certa unione fra l'uomo e la pianta, di tutti gli elementi che comunque è destinata a tornare.
Ed ecco, è proprio in questi momenti di forte corrispondenza con la natura, di un forte sentimento d'amore, che Russo riesce quindi ad eternarsi attraverso la sua poesia, a proporre un messaggio di luce e speranza. Infatti è stato anche fatto riferimento a questo vitalismo che è bene far emergere appunto nella poesia di Russo. E io vorrei salutarvi qui stasera con tre versi che in un certo senso condensano tutto il percorso che ho cercato un po' di tratteggiare, il percorso di un uomo che avverte, diciamo in modo sottile, la realtà e tutte le contrapposizioni, le consapevolezze che essa porta, riesce ad un certo punto a mettere tutto in gioco, a distaccarsi da questa realtà considerando tutto un po' un calcolo per approssimazione. Però successivamente lo stesso uomo, con un atto di coraggio e un grande atto d'amore, decide di ritornare, di riconoscersi in quella realtà. Infatti Russo scrive: «Esco dal fiore col resto del mondo e ritorno in esso non per magia ma per amore». Grazie Michela e Elisa. Tappeti desiderosi di colori, crepuscoli tenui, dove la lucertola notte cerca la pietra ancora calda, secoli di ulivi inquadrati campi dove il tempo non si consuma, rossi tramonti calano il sipario su verdi pini, su lunghe foglie di tabacco ed acri odori autunnali e invernali. Ma forse non esistono stagioni così nette da separarle, così nette da sentire quando muore l'una e nasce l'altra. Paesi di arte barocca, paesi lontani e solitari di mura bianche, dove i vecchi sgranano ancora il rosario nei caldi pomeriggi di scirocco malato che ammazza tutti, se non mosche e zanzare. Come formiche si lavora alla vendemmia, come pazzi a ubriacare i piedi del mese dei morti. Gente folle e di passione, ognuno col proprio santo, ognuno con le proprie idee, quelle di questa terra. Se fossi diverso a me stesso e non fossi io, se d'improvviso mi trovassi catapultato in un altro corpo, sarei forse rammaricato di non riconoscere nei miei occhi, nella mia bocca, nell'intera mia persona, nel riflesso della mia anima, un'immagine che non mi appartiene? O sarei forse compiaciuto? Avrei guardato con voluttà queste nuove fibre tanto diverse dalle precedenti, che seppure fatte di carne sarebbero appartenute a un'anima che piano e con fermezza si sarebbe staccata dalla precedente? Vorrei darti la leggerezza dell'idrogeno e dell'elio, la sottile trama di canne che schermiscono il sole, delle foglie d'arancio naviganti in una folata d'aria fresca che andassero a giocare in dei rigagnoli e spendessero il tempo in un gioco infantile. Ma io e te, mi hanno detto che non moriamo, che è un'illusione, è la capacità cerebrale a enfatizzare l'evento più di quanto realmente avvenga. Dunque siamo qui, in questo paradiso terrestre, per sempre. Per questo ai filosofi
è venuta meno la loro ragione ultima delle cose. La cosa in sé, la volontà è quella di potenza, semplici esercizi mentali, per chi non sa cosa fare. A noi serve sputare più in là i noccioli di cocomero o decidere se costruire una casa con o senza persiane, perché tanto sappiamo che è tutta una grande bugia, che aprendo gli occhi o chiudendoli è la stessa cosa, e anche se qualcuno ogni tanto gioca a nascondino, prima o poi lo troveremo. Io ero già un altro. Non ebbi paura a cambiare la carne allo scorrere del tempo, né feci scorza dura allo sferzare furioso del vento sulle guance indifese. E quando qualcuno mi guardava e al tempo stesso non mi vedeva più, io ero già un altro. Nella mia torre, nella tua torre, poeta lirico, sul tuo taccuino segreto sempre comporrai poesie che aspirano a misurare l'amore. E ti batterai per essere fedele a quegli sguardi che fondono due cuori, ai sogni che come anfore inabissate gli innamorati custodiscono nel loro inaccessibile mare. Ma impotente vedrai il canto imboccare sentieri diversi, eludere le parole e i loro sospiri, tradire al fine le tue attese. Prima ho fatto i complimenti alle nostre due ricercatrici che sicuramente hanno davanti a sé un luminoso percorso, e speriamo di ritrovarci ancora qui a parlare di poesia, a parlare di Cosimo Russo. Ma voglio anche approfittare per fare i complimenti a Elisa Maggio per la perfetta aderenza espressiva della voce alle parole del poeta. Quindi complimenti, Elisa, grazie. Io direi di avviarci alla conclusione, però non posso non coinvolgere in questa conclusione anche Antonio, Regina, chi voglia farlo, perché la famiglia di Mimmo ha avuto un ruolo fondamentale, anche Lucia ovviamente, e in questo lavoro di scavo, di studio, no? È veramente ammirevole, e quindi chiamo qui Antonio, che lo vedo già pronto, per delle considerazioni finali. No, molto velocemente, intanto grazie ai presenti davvero di cuore per essere qui, perché insomma non è assolutamente scontato insomma, essere così partecipi di una serata dedicata alla poesia, e lo dico perché lo pensava anche mio fratello, perché lui si è chiesto più volte il senso della sua missione, no? Mi diceva ma ha veramente senso scrivere? Io poi penso anche un'altra cosa molto, poi pensando a mio fratello, che la poesia è forse come la pittura esula da, in qualche modo dal resto, no? E lo penso perché del poeta, e forse ancora più che del pittore, ma sicuramente del poeta, non si può dire che ha talento. Cioè il talento si può dire di un giocatore, di uno scrittore, di qualunque tipo di attività dell'uomo si può dire che qualcuno ha talento. Del poeta non si può dire che ha talento, perché il poeta è il tramite, e lui è il tramite tra quello che noi vediamo e quello che noi non vediamo. E quindi questa sua capacità di farlo è indipendente da una, come dire, da una contingenza dell'essere umano, no? E quindi lui come poeta non ha avuto il talento, ma ha avuto quella fortuna che diceva, ovviamente ringrazio voi, perché nel parlare poi ho dimenticato di ringraziare Michela, l'organizzazione di Palazzo Comi che ci ospita, e Michela ovviamente
che la rappresenta, Anna Lucia, per il lavoro infinito fatto in questi mesi, l'editore, Michela Biasco, che insomma ci ha dato l'onore, no, come famiglia, di avere uno studio scientifico universitario, e spero che le due nel futuro saranno, come dicevo l'altra volta, le ultime tra virgolette donne di mio fratello, nel senso appunto come loro sue studiose. C'è anche una coincidenza in questo: quando eravamo a Galliano, Caprarica ha ripetuto più volte questa questione della coincidenza. Io ve ne potrei raccontare tantissime di queste coincidenze che sono accadute, e Caprarica diceva che c'è questa assonanza tra fato e caso, e Mimmo è proprio l'esito di questo scontro tra il fato e il caso. E poi mi chiedo come sarebbe stato Mimmo poeta se fosse vissuto nelle Marche, dove io ho vissuto a lungo, perché la mia tesi di dottorato è stata sulla Basilica di Loreto, e sono andato più volte a Recanati perché il precedente direttore dell'archivio della Basilica di Loreto era anche un francescano, e abitava nel convento francescano accanto al palazzo del poeta di Recanati, quindi Leopardi, scusate. E vi parlo di Leopardi perché questa è una delle poesie inedite, perché c'è anche questa, diciamo, tradizione ormai nelle presentazioni di libri di mio fratello, che porto io, ed è una forma di auspicio, delle poesie inedite. In una di queste mio fratello cita, fa una parafrasi del Passero Solitario, e quindi io spero, in maniera così estemporanea, che Elisa possa leggere questa poesia, perché a questo punto non può che leggere lei. La prendo, diciamo, come dire, di sprovvisto, perché non gliel'avevo detto. Però lo dico di Leopardi, perché giustamente la tradizione salentina è fortissima, e Mimmo e lui è, come diceva Michela, come diceva Anna Lucia, e questo per noi ovviamente è una grandissima piacere sentirlo, come dire, l'esito, no, di tutta questa serie di grandissimi autori che hanno in parte subito questa forma, no, di essere relegati per via del luogo in cui sono nati. E invece in questo io e mia madre cerchiamo attraverso la poesia di mio fratello di togliere questo limite a questi poeti, e nel mettere una poesia di mio fratello nella scuola, sul fronte della scuola elementare di Galliano, il mio intento era proprio quello, perché quando noi andavamo, frequentavamo le scuole elementari, tutti noi pensavamo ai poeti come a qualcuno di lontano, no? che non era del nostro territorio. Allora io penso e mi auguro che i bambini delle scuole elementari di Galliano, che leggono alla loro altezza, perché la poesia, una poesia straordinaria di Mimmo, che parla proprio della licenza elementare, racconta di questo amore, no, tra compagni, il giorno della licenza elementare, i bambini delle scuole elementari di Galliano possano sempre leggere questa poesia, oltre alle poesie che studiano giustamente nei loro libri, e possano riconoscersi. Quindi questa questione identitaria io la trovo fondamentale. Quindi Mimmo può essere questo strumento che forse può addirittura in qualche modo trascinare anche tutti gli altri, perché io e mia madre non ci fermiamo ovviamente, quindi insomma forse dalla parte sua mio fratello a noi, che crediamo fortemente in questo. E allora penso a Mimmo, a Recanati, e come sarebbe stata la sua poesia, e in una di queste poesie inedite lui fa una parafrasi secondo me meravigliosa del Passero Solitario, però è il passero salentino. Cioè, riconoscerete questa immagine del passero di Mimmo, perché tante volte avrete visto questi passeri che porgono il loro ventre verso il sole e si lavano nella polvere, è quello che dice Mimmo in questa poesia. E poi le due altre, velocissime, sono una che si intitola Casolare, che invece, come dire, è una rappresentazione che parrebbe asettica di un casolare salentino, no? E che lui però con una melodia secondo me straordinaria, infatti Patrizia Morciano, che ha scritto le due recensioni saggio su Lidomeneo, che è la rivista dell'Università di Lecce, ha fatto riferimento più volte a Leopardi nella poesia di Mimmo, anche se Mimmo non mi aveva quasi mai parlato di Leopardi.
Eppure, come appunto aveva riscontrato Patrizia Morciano in questi due saggi, recensioni sull'Idomeneo, la presenza di Leopardi è molto forte nella sua poesia, e lo aveva anche detto in realtà Carparelli, Mario Carparelli, quando aveva presentato la targa sul santuario di Leuca, dicendo: questo è l'infinito di Mimmo, cioè Incanto di Leuca, perché Leopardi parla del suo infinito attraverso la siepe, e Mimmo invece, come dire, introietta e non riesce a tirare fuori, e quindi fa un gioco molto, molto complesso, no? Della incapacità, che però è quella che poi è la nostra, cioè l'incapacità di chi non ha quella fortuna di sapere con le parole raccontare il mondo ed essere tramite del mondo, in quella poesia che è sul santuario di Leuca. E anche quella poesia, io ci tengo a dirlo, quella poesia sul santuario di Leuca, in quel punto visto da persone di tutto il mondo, in qualche modo ci affranca da questo anonimato. Cioè, tramite quella poesia di mio fratello, che è sul santuario di Leuca, che noi abbiamo fortemente voluto, ma non solo perché è mio fratello, perché è chiaro che c'è una questione anche, no, di amore fraterno e familiare, ma perché io credo fortemente che la nostra terra ha diritto di essere affrancata da questa, no, da questo essere come un fanalino di coda. Ecco, quella poesia sul santuario di Leuca, e noi lo vediamo perché su internet viene postata da persone che vengono da tutto il mondo, dà un'identità maggiore allo stesso santuario di Leuca, ma non perché è mio fratello, ma perché si capisce, perché poi lì non lo conoscono, leggono Cosimo Russo, non c'è neanche l'edizione perché l'abbiamo messa prima di pubblicarla sua ancora una volta. Però quello è un messaggio fortissimo, cioè questa terra che è bellissima è stata cantata, cioè non è passata inosservata. Quindi il nostro intento è anche quello, e io penso che sia un intento utile, perché poi dopo tramite mio fratello conosceranno Comi. Sembra assurdo, ma la gente comune guarda quella legge quella poesia e capisce che quel luogo così meraviglioso è stato cantato da un poeta. Quindi, cioè, si può fare molto, anche partendo nel nostro caso, no, da questo amore familiare, però penso che si possa fare molto per affrancare da questa idea che la Puglia non ha o ha poco, partendo da queste cose, partendo dai bambini delle scuole elementari che leggono una poesia di un poeta salentino tutti i giorni quando entrano in classe, fino al turista che viene in bicicletta a novembre e che legge, come dice mio padre, che a volte va e vede queste persone che leggono a novembre, non so, persone che vengono dal nord dell'Europa e leggono quella poesia, e quindi in qualche modo noi facciamo comunque, no? Creiamo la nostra identità. Quindi ora chiudo, perché ovviamente potrei raccontarvi tanti aneddoti proprio che ci dicono di queste coincidenze, no? La coincidenza della sua vita. Dicevo l'altro giorno che lui come poeta era finito, cioè la sua poesia era finita, me l'aveva detto: io non scrivo più. Quindi lui non è un giovane poeta che se n'è andato via, un uomo giovane sicuramente, ma era un poeta finito, cioè il suo pensiero filosofico era finito. Nelle poesie ultime che avete ascoltato, le ultime due, ma poi anche nelle che fanno parte di quelle 36 che sono la parte finale della sua produzione, dove ormai il taglio filosofico è fortissimo, ed è un taglio filosofico che non tutti i poeti hanno, cioè alcuni poeti hanno, tra cui Leopardi ovviamente. Però come disse lo stesso Caprarica 3 anni fa sul Ciolo, cioè Mimmo ha raccolto anche in quello, quindi è come se lui sia, è un termine che mi capita di scrivere nei miei saggi di storia e architettura, la plenitudo temporum, cioè è come se la cosa si chiude, ma non perché non possa dare adito ad altro, ma il suo essere un poeta senza tempo è perché lui ha raccolto, come in una specie di pienezza dei tempi, una serie di lezioni che ha fatto sue e che poi però ha riportato in maniera nuova tanto da essere un tempo che si è concluso, no? Con questo non voglio dire che la poesia non va avanti, assolutamente, però lui è una plenitudo temporum della poesia salentina. Poi io non sono un esperto di poesia, però io penso che in questo senso il libro, che è un libro straordinario, ricchissimo, il saggio di Anna Lucia è bellissimo, e quello di Michela
e sono sicuramente l'inizio di uno studio che noi peraltro avalleremo, perché nella nostra idea è quella di staccare un pezzo della nostra casa di Gagliano e di rendere un luogo fisico come è Palazzo Comi. Nella mia idea futura è quella di gemellarlo con Palazzo Comi, capire, perché adesso non so se è la proprietà della provincia o invece del comune, ma cercare di fare in modo che siano connessi, perché è così che si va avanti. Se sono separati non ha senso, ma poi separati come Mimmo veniva qui, sarà venuto decine e decine di volte, cioè a 20 anni si fece fotocopiare il libro, no, l'opera completa, no, di Macri, forse curata da Macri, perché non c'erano più copie, andò e fece la fotocopia di tutto questo librone che abbiamo a casa, perché non c'erano copie e l'abbiamo a casa, quindi lui l'ha studiato, ma a 20 anni, cioè a 20 anni io facevo, poi però era anche uno sportivo, però voglio dire, quindi per forza sono due cose che vanno insieme, insomma. Quindi chiudo ringraziandovi veramente tanto, anche se ho parlato troppo, ma come vedete insomma il fervore non finisce, e ringraziandovi davvero di essere stati qui con noi, perché la conferma appunto è le persone che seguono Mimmo e che spero continueranno a farlo, aiutati ovviamente da chi scientificamente lo studierà, e questo spero che è l'inizio di una lunga serie di studi su di lui. Grazie infinite a tutti. Allora, prima di chiudere appunto con questi ultimi versi, io ringrazio Luciano Pagano, editore e grande appassionato della letteratura, della poesia salentina, che davvero insieme a Mimina ovviamente contribuisce a divulgare e a far conoscere le nostre ricercatrici. Comincio da Anna Lucia Cudazzo e poi Michela Biasco per il lavoro egregio che è stato svolto, e poi ringrazio i volontari dell'associazione Tina Lambrini Casa Comi, che ci permettono di tenere qui queste serate sempre nel nome altissimo della poesia. A te Elisa per chiudere. Come librano nell'aria fresca i sogni, hanno un loro ordine. Del passero, che dire? Che nella luce fioca dell'universo si riscalda il ventre sul ciglio della strada, per poi morire solitario, senza neppure battere l'ali. Delle farfalle, che dire? Che danzano sempre nell'ignoto trasformarsi, e il continuo rosicchiare di stelo in stelo l'ossigeno di vita, fino a divenire dee e innalzarsi in alto sempre più, fino a toccare gli angeli. Ed io, chi sono, che libro sempre nell'aria questi sogni che vivono, vivono, vivono. Casolare, deserto, vari colori, in fondo l'immenso. Piatti silenzi nascosti sotto vivi cespugli. Il crepuscolo è lontano. All'interno animali odorano di selvaggio. Piange di lacrime d'oro il campo nel mese di maggio. Compassionevole, il casolare scompare, immerso dall'alto pianto. Lui è un dio, non avrà di che temere. La morte lo accoglierà lieve, come quanto l'esplorare il fondale con sé porterà il suo ormeggiare nelle tempeste, e l'anima guarire nella luce vicina. Vecchio lupo di mare, attraversai il paesaggio senza titubare,
come un ragazzo che a braccia tese si tuffa in mare. Grazie a tutti.